La sfida più difficile, però, è fare tutto questo riuscendo a tutelare la privacy. Nel momento in cui si dovessero creare degli identikit sanitari della popolazione, dei cittadini, un domani questa identikit sanitaria potrebbe essere utilizzata dalle aziende per discriminare le persone. Il verdetto finale dal Ministero potrebbe arrivare tra poche ore, ma la strada è ancora lunga e l'app per il controllo dei positivi potrebbe essere operativa solo con la cosiddetta fase 2, quella che prevede la riapertura graduale del paese.